Ciao a tutti ragazzi, è ora di vedere se riusciremo a vincere questo Criterium du Dauphiné con il nostro Poganda. Quindi andiamo per la settima tappa, una tappa molto dura, però l'ultima salita è solo in seconda categoria, quindi in teoria è un po' più facile. Dovremmo riuscire a resistere con Poganda, quindi vediamo nel finale se si potrà anche vincere la tappa. Ed eccoci alla partenza. Ho visto che nel secondo GPM c'è una discesa di quelle che strette, diciamo, che quindi se riusciamo a passarci noi in prima posizione dovrebbe darci qualche punticino più nella discesa. Quindi magari si può provare a mettere a lavorare un po' la nostra squadra per tenere chiusa la corsa e tentare magari di prendere appunto quella discesa. Siamo già al traguardo volante perché purtroppo non sono riuscito a richiudere sulla fuga. Abbiamo messo a lavorare la squadra, però non ce l'hanno fatta, quindi proviamo ad andare a prenderci questi 11 punti. Purtroppo quindi niente obiettivo in discesa, ma poco ci interessa. Andiamo a prenderci questi 10 punti perché ora ha attaccato anche Confoa, che ora forse è sua la maglia verde, non mi ricordo più. No, forse è nostra. Sì, è nostra e lo andiamo a passare, quindi allunghiamo anche per la maglia verde, quindi buonissimo. Un solo punto li abbiamo preso, però meglio che niente. Ragazzi, siamo a 5 km dalla vetta di questo All Category, il penultimo GPM di giornata, e qua rischiamo perché le nostre energie sono veramente pochissime. Qua il ritmo che sta facendo la Ineos si sta mettendo un botto in difficoltà. Vediamo, andiamo avanti veloce, speriamo di sopravvivere in questo GPM. Ora ci riportiamo davanti. Oh, basta, andare a tirare. Ah, perché ancora collabora, non collaborare ovviamente. Ora di nuovo davanti la Ineos con un ritmo però molto più tranquillo rispetto a prima. Quindi vediamo di superare questo All Category. Direi che ci riusciamo perché siamo ormai a 1,5 km. 1 km/h. 600-500 metri. Proviamo a prendere allora questi 8 punti giusto così per prenderli. Se magari non so, rientriamo in una classifica della maglia Poix, perché io ora non ricordo sinceramente come siamo messi nella classifica della maglia Poix. Noni a 6 punti, sì, siamo lontani, però vale la pena. Attenzione Kelderman, parte Kelderman, quindi non ci andremo a prendere noi gli 8 punti, però vediamo se riusciamo a prenderne 6, giusto così. Ora, 6 punti nostri. Quindi ora ci vediamo nel finale, sull'ultima salita. Inizia ora l'ultima salita quando siamo a 7 km 500 metri dal traguardo, quindi vediamo se qualcuno ci attaccherà. Intanto davanti c'è la fuga 3 con Buchmann, Woods e Carty. Nibali invece sta per essere ripreso dal gruppo. Ora Kruijswijk molla, quindi Roglic forse rimane già da solo. Attenzione ora che la Movistar va a fare il ritmo. Vediamo ora altro tornante, ci saranno pendenze molto importanti qua, le più dure di questo GPM. Ora Ineos a fare il ritmo con chi? Con Adam Yates. Attenzione, Conrad che viene su anche lui. Manteniamoci qua nelle prime posizioni. Siamo a 5 km, fra poco andremo anche a prendere il gel blu. Vediamo se ci sarà anche possibilità di vittoria di tappa, perché per ora c'è da riprendere questa fuga 3. 5 km, noi per ora siamo messi molto bene. Il Jagir davanti a noi crolla, attenzione, ai due della Ineos, Geganart e Adam Yates, con Vlasov subito dietro. Direi che ora è arrivato il momento buono per prenderci il gel blu, magari qua, che spiana un po'. Perfetto, ci andiamo a prendere tutto giù e blu. Perfettamente. Perfettamente, perfetto, abbiamo preso giù e blu, volevo dire. Ora attenzione, Adam Yates con Pogacar che attacca. Attenzione all'attacco di Pogacar. Bisogna seguirlo Pogacar. Per ora non è riuscito a fare il vuoto, quindi ci siamo ancora. Siamo ben messi. Occhio Roglic. Roglic davanti, mentre i due là davanti, Buchmann e Woods, forse ce la possono fare, anche se però sono crollati tutti e due, se vedo bene. O no?
Non lo so, non è sembrato di vederli barcollare sulla bici. A quanto pare ho visto male. Prendiamo già il rosso. Veloce, andiamo a prendere tutto il gel rosso. E ancora Roglic che attacca con Pogacar. Noi aspettiamo un attimo perché c'è anche la vittoria di tappa in palio. Si sono già piantati sia Pogacar che Roglic. Quindi tra poco andremo a fare la nostra rivolata con Bernal che è partito ora. Andiamo ora noi a fare il nostro massimo sforzo con il lag che non ce lo permette di fare il massimo sforzo, ma ci dovrebbe bastare per andarci a prendere anche questa tappa. E quindi il nostro Poganda vince un'altra tappa e attenzione che allunga nella maglia gialla. E con quest'altra vittoria del nostro Poganda stiamo letteralmente dominando questo Critérium du Dauphiné. Ci portiamo con un vantaggio di 42 secondi su Roglic e 1 minuto e 15 su Pogacar. Nella maglia Poix siamo solo ottavi, purtroppo questa maglia ce ne siamo abbastanza disinteressati. Mentre nella maglia verde siamo primi con ben 33 punti di vantaggio, quindi praticamente è fatta. Maglia bianca ovviamente siamo primi perché siamo anche giovani. Ultima tappa, quindi ultime difese del nostro Poganda. Sarà una tappa appunto da giocarsi tutta in difesa e attaccare solo se ci sarà in palio la vittoria di tappa. E andiamo a fare quest'ultima tappa dove appunto faremo solamente il traguardo, credo, perché traguardo volante non ce n'è neanche bisogno perché abbiamo tanti di quei punti. Ora vediamo, magari lo andiamo a fare, ora vediamo un po' come si mette la tappa. E quindi dobbiamo provare assolutamente a difendere questa maglia gialla dagli attacchi che arriveranno sicuramente di Roglic e Pogacar. Inizia ora il penultimo GPM di giornata, questa seconda categoria. La Ineos nei GPM prima ci ha messo in difficoltà, ci ha totalmente isolati, non abbiamo più nessun compagno squadra, ha fatto un gran ritmo nelle salite scorse, poi ha mandato all'attacco Carapaz che ora è qua davanti a noi. Ora è stato ripreso Carapaz grazie al lavoro della Jumbo Visma. E ora vediamo perché 3 minuti ha di vantaggio la fuga, ma in teoria non c'è nessuno di così pericoloso, il più vicino è 3:41 Buchmann, tutti gli altri comunque sono abbastanza attardati. Quindi ora dovremmo sfruttare come al solito le altre squadre e poi vediamo se ci sarà la vittoria di tappa in palio, perché non provarci. Ora attenzione qua George Bennett che finisce di lavorare, noi rimaniamo dietro a Gegenhardt. Ora fare il ritmo credo sia Adam Yates, sì, Adam Yates. Quindi sfruttiamo tutto il lavoro di Adam Yates. Attenzione che 3 minuti e 36, ricordiamo Buchmann 3:41. Quindi dobbiamo fare attenzione anche a questo. Purtroppo però non abbiamo più compagni di squadra. Mentre direi che siamo quasi arrivati in cima al GPM. Eccolo qua, quindi per ora a fare ritmo sempre Jumbo Visma con Ineos e fra poco si va ad iniziare l'ultima salita che inizia ora con le pendenze più difficili esattamente qua, quindi prendiamo no, eravamo in curva, ok, mamma mia, non vorrei che col lag, no, ci andavamo a schiantare, per fortuna non è successo. Quindi riprendiamo noi in queste pendenze importanti di questo GPM. 3 minuti e 43, eh. Mi inizia a preoccupare Buchmann. Inizia seriamente a preoccupare perché la fuga arriverà. Cioè 3 minuti e 40 non li recuperi. Però non dobbiamo farla arrivare oltre i 3 minuti e 30 perché in caso di vittoria di tappa di Buchmann noi perdiamo la gialla. E questa cosa non vogliamo che succeda. Ora non riceviamo neanche più collaborazione. Kuss si è piantato. Difficile, difficile. Non siamo neanche così ben messi a gel. Cerchiamo come al solito di portarci almeno fino ai meno 5, poi lo andremo a prendere il gel. Se ci servirà prima, lo prenderemo prima. Ora a fare il ritmo Pogacar direttamente, addirittura Pogacar a fare il ritmo.
3 minuti 46, mi preoccupa. Attenzione qua, che era Vlasov che non ha ceduto al ritmo di Pogačar, che si è preso un po' di vantaggio proprio lui. Quindi riportiamoci sotto. Siamo in 5. Attenzione, siamo rimasti in 5. E allora ora Pogačar ci chiede il cambio e quasi quasi gli andiamo a dare, rilanciando anche l'andatura qua. A questo punto. Perché non provarci? Spero di non aver fatto una cavolata. Ma vediamo. Forse era meglio difendersi, questo attacco non lo so. Tanto ci stanno riprendendo la Movistar, poi la fanno. Aspetta che da davanti non capiscono, la Movistar. No, invece era la Fan. Da davanti, cioè, non le riesco a distinguere praticamente. Quindi Vlasov che fa il ritmo per Fuglsang. Noi andiamo a prendere ora il gel blu. 3 minuti e 15, quindi per ora la situazione è sotto controllo, anche perché Buchmann non è la testa della corsa. Qua nessuno viene a tirare, andiamo noi con un ritmo non troppo difficile. Mentre riprendiamo ormai Mollema, che era in fuga. Ora attenzione a Pogačar, ci attacca, attacco di Pogačar, da seguire subito Roglic, poi Mollema che era appena stato ripreso dalla fuga. Facciamo attenzione perché grazie a quell'attacco che ho fatto prima, abbastanza stupido, rischiamo di non avere le energie per seguire i due sloveni, ma per ora ci riportiamo su di loro. Attenzione che il finale di tappa è uguale a quello della scorsa tappa, appunto. Me lo ricordavo da quando abbiamo fatto il criterium con la Ineos. Noi stiamo a ruota ora di Roglic e Pogačar, sperando che rallentano anche un po', che sarebbe meglio. Andiamo magari a prenderci un po' di gel rosso e continuiamo a seguire Roglic. Perfetto, abbiamo preso tutto il gel rosso. Ultimo chilometro con Pogačar davanti, Roglic dietro. E poi ci siamo noi, in questo gruppettino, che sta andando a riprendere, che è De Marchi. Roglic crolla. E Pogačar invece ci attacca, ma comunque ha un minuto di distacco, se non erro, Pogačar. Ora crolla addirittura, quindi abbiamo letteralmente dominato questo criterium du Dauphiné, che andiamo a vincere, quindi alziamo le mani, perché questa maglia gialla è nostra. Vinciamo così il criterium du Dauphiné, prendendoci anche la maglia verde e ovviamente anche la maglia bianca di miglior giovane. Prima, diciamo, vittoria importante del nostro Poganda con il criterium du Dauphiné. E con questo ottavo posto finale di quest'ultima tappa, ci andiamo a vincere il Delfinato, il criterium du Dauphiné. Riusciamo a vincerlo con 1 minuto e 17 di vantaggio su Roglic, 1 minuto e 32 su Pogačar, poi Fuglsang, Buchmann e via via tutti gli altri. Maglia Poix che se la prende Buchmann, noi arriviamo undicesimi, ma non ci siamo mai interessati di questa classifica. Invece maglia verde siamo straprimi e ci andiamo quindi a portare a casa. Maglia bianca ovviamente è nostra. Nelle squadre siamo undicesimi, nella classifica combattività, vabbè, 46esimi, abbiamo fatto solo 9 km. Quindi vediamo la classifica Pro Cycling individuale che ci vede in prima posizione con 502 punti contro i 361 di Van Aert che è in seconda posizione, mentre per quella a squadre siamo secondi a meno di 20 punti dalla De Koenig. Ora vediamo un po' quanti obiettivi abbiamo fatto in questo criterium, solo 5. Perché abbiamo fatto finisci una tappa crono escluse, vinci tappa di montagna e vinci tappa collinare. Quindi abbiamo migliorato la montagna di un punto perché facevamo 80, ora facciamo 81. E collinare l'abbiamo migliorato anche qua di solo un punto. Comunque per migliorare collinare cosa dobbiamo fare? Termina il Fiandre, la Liegi. Vinci Fiandre Liegi, ok, sarà difficile per ora continuare a migliorare, però in teoria prossima stagione si potrà fare. E montagne invece siamo già molto ben messi, veramente tanto ben messi che praticamente c'è poco da migliorare, cioè ci sono ancora uno, due, tre, quattro obiettivi che possiamo ancora fare, quindi arrivare addirittura ad una valutazione di 85 che quindi devasteremo tutti. Recupero A, quindi va più che bene. Che dire, quindi
E io con questi obiettivi fatti vi do appuntamento alla prossima che andremo a fare l'Eurotour, quindi pavé. Dovremmo provare a conquistare un po' di settori di pavé per migliorare appunto il pavé, magari tentare di vincere quella tappa collinare, però non voglio prendere la maglia gialla perché sennò nel pavé poi non riusciamo a fare i settori, quindi dovremmo vedere un po' come giocarcelo questo Eurotour. Quindi io vi do appuntamento alla prossima. Ciao ciao a tutti!